E eccoci qua, bentrovati su Nozomi Eleven Go Chronostones, fiamma randomizer. La scorsa volta abbiamo vinto la partita, o meglio, pareggiato la partita contro la Optim Domain. Sì, faccio roleplay a Zanark, ma in realtà è Optim, quindi... Non ho capito niente. E abbiamo salvato quindi Zhuge Liang da una possibile minaccia. In realtà l'Eldorado non fregava niente di Zhuge Liang, è più che altro una questione di essere noi rai molliti, come ci ha chiamato Optim. E voleva farci il sederino perché lui è più forte di tutti. In realtà no, si è sentito male durante la partita perché è un ultra evoluto. O questo ha fatto intendere uno strano figuro che lo ha contattato alla fine. Ma a quanto pare Zhuge Liang era una donna, sì, e Liu Bei era interessante, in effetti sì, il suo umorismo era rotto, ma ognuno ce l'ha a modo suo. Ma mettiamoci alla ricerca del quinto membro della squadra invincibile, Ryoma Sakamoto. Secondo me, David Evans se ne esce a caso con dei nomi, se li inventa lì al momento. Scontro di spade. Quindi il prossimo sarà una persona che si chiama Ryoma Sakamoto, un centrocampista con molti assi nella manica e un cuore grande come il mare che serva da ponte tra attacco e difesa. Considerato che Sakamoto negoziò la pace tra antichi rivali e fondò la marina giapponese, dovrebbe essere l'uomo giusto per noi, ovvio. Torneremo dunque al XIX secolo. Ah, bellissimo il XIX secolo. E c'è anche Soji Okita, quindi due piccioni con una fava. Il cimelio, e dove lo troviamo questo cimelio? Dobbiamo andare a parlare con Willy. E gli portiamo un regalo perché sta in ospedale. Buono. Cioè, buono nel senso, ok, va bene. Ah, ma sta qua il signor Glass. Ma è più morto che vivo. Cioè, si trova qua perché non ha mangiato niente per settimane? Ok, ci dà una foto di Ryoma Sakamoto del 1800. Ma perché ce l'ha in ospedale? Se è XIX secolo si parla di 1800. 60. Ah, ma lui sta programmando qualcosa. Eh sì, gli hanno detto di essere un ultra evoluto e lui ovviamente ci ha creduto. Dice, ma sono così forte. Stavo solo pensando a cose di poco conto. Allora, rammolliti della Raymond, pensate di seminarmi? Vediamo quanto riuscite ad andare lontano. Non ti stiamo seminando se tu ci tieni d'occhio. E neanche ci stiamo provando veramente a seminarti, stiamo solo andando in giro per fatti nostri. Siamo a Kyoto! Bella Kyoto, c'è la Nintendo a Kyoto. Soji Okita morì di tubercolosi, era un genio ma non visse a lungo. Questa sembra la strada principale, se la seguiamo ci deve per forza condurre in città. Sakamoto, no! Dov'è? Ci vuole ben altro per mettere al tappeto Ryoma Sakamoto. Lui Ryoma Sakamoto, ma non può essere. Non assomiglia per niente a quello della foto. Non puoi sporgerci, Sakamoto. Sei pronto a morire, furfante. Ma chi sono questi tizi? Ah, agenti delle... Ma quello è veramente... Aspetta, no, 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 aspetta, aspetta, quello è Soji Okita. C'è Okita per davvero, ma scusami. infatti non para. Buono così, vai. Siamo riusciti a mandarli via. Sono sconcertato. Però abbiamo vinto, no? Ehi, tu, cos'era tutto quel correre avanti e indietro? È calcio. Il calcio. Sembra divertente. È lo sport straniero, americano o inglese? Deve far visita a un mercante, ok? E corre. Ah, però qua, aspetta, qua c'è un negozio importante, voglio dire. Potremmo comprare cose. Ah no, questo qua è tutto tecniche. Ok, pacco è arrivato. Vabbè. Comunque, Paesi Bassi, c'è scritto caffè, buono! Buono il caffè, ha un gusto strano, ma è solo caffè, no? Poi gli olandesi, il caffè? Gli olandesi, il caffè, allungato con qualche funghetto magari. Andiamo a mangiare? Ok. Vabbè, offre lui comunque, dai. Chissà com'era buono il pesce una volta, quando era tutto senza fabbriche, senza inquinamento. I giapponesi sono di vedute ristrette, c'è un mondo intero che ci aspetta. Hai fatto bene ad aprire le porte del Giappone, il problema è che se ne sono approfittati poi tutti quanti. Però questo sembra Ryoma Sakamoto che stavamo cercando, ci serve il suo potere. Quindi mi state dicendo che venite dal futuro e avete bisogno di un minuto per proteggere il gioco che chiamate calcio. Vabbè, non ho idea di cosa devo fare, ma lo farò. Però dobbiamo insegnarle a giocare a calcio in cambio. Va bene, dai, si può fare. E al quartier generale della Shinsengumi. Dopodiché i sospetti hanno iniziato a prendere a calcio una palla? E siete tornati qui con la coda tra le gambe senza neanche lottare? Avete dimenticato il nostro codice? La Shinsengumi vive secondo il codice dei samurai! E dovevano fare Harakiri perché hanno fallito la missione? Però comandante, cosa facciamo con Okita?
Non c'è tempo da perdere. Non posso arrendermi ora. Non mentre Yama Sakamoto è ancora vivo. Devo ucciderlo. Guarda, ce n'è ancora uno. Chi sei? Io? Non mi riconosci? Sono il comandante Kondo. È uno scherzo? Cosa hai fatto al comandante? Modalità controllo mentale. Che cos'è stato? Sei uno stregone? Non funziona su di te il controllo mentale. Sei un duro allora. Come ti chiami? Soji Okita. Ah, Okita. Ora capisco. Sento che le cose si fanno interessanti. Stai male, Tato. Non andrei molto lontano in quello stato. Ma sul serio? Come ti senti? Il dolore nel mio petto se n'è andato e mi sento bene. È quello che volevi, giusto? Se farei come ti dico, ti mostrerò una forza che supera ogni tua immaginazione. E cosa ne dici? Cosa vuoi che faccia? Voglio che affronti Ryoma Sakamoto in duello. Ryoma Sakamoto! Dai qua! Cosa? Ciao mamma! Ma che succede? Sono Soji Okita, capitano della prima unità della Shinsengumi. Preparati a morire! Mi sembra la scena di Inigo Montoya. Mi nombre es Inigo Montoya. Ti ho ridato la salute perché potessi sconfiggerlo in una battaglia di calcio e non sventrarlo come un pesce. Zanark, no, è Optim. Ragazzi, ma voi avete dei seri problemi di memoria. Cos'è successo esattamente durante la partita con Liu Bei e gli altri? Sapevo che me l'avresti chiesto. Beh, non sono affari tuoi. Trapper sa qualcosa. Allora, chi ha voglia di giocare un po' a calcio? È ora di aprire le danze. Se vinceremo mi consegnerai Sakamoto. Ma col cavolo! Boh, vediamo un po' sta sfida. Mercury, Torto, Soshimura, Ashiga e il bot. La gang di Okita. Okita-dan. Oh, vai. E allora, vi è piaciuta? Spompatello? Purtroppo... Qualcosa non va? Giochi a calcio da 5 minuti e già non ce la fai più? Se quel tipo ha preso il controllo della Shinsengumi, siamo tutti nei guai. Non vorrei essere maleducato, ma devo proprio andare. Ho da fare. Grazie per la partita. Se a Sakamoto verrà permesso di agire indisturbato, farà cadere il governo. La Shinsengumi è stata creata apposta per preservarlo e proteggere il ruolo dello Shogun. Per questo Sakamoto deve essere fermato. Quindi che facciamo con Okita? Niente. Chissà dov'è Sakamoto. Ma scusami, Okita che fine ha fatto? È tornato a casa? Però questa missione è stata un fallimento. Sakamoto niente mix, Max Okita neanche ci possiamo provare. Ah, è tornato, eccolo qua. Nagaoka, buone nuove? Che si dice? Sakamoto, dove era andato? Beh, lo scoprirete presto, amici del calcio. Guarda un po' qui, cosa? Una lettera dello Shogun. Tokugawa ha accettato di incontrarmi. Ah, vai più lì per un colloquio privato, di lavoro? La Shinsengumi è sotto il controllo di quel tizio e lo Shogun deve essere informato. Chissà che stanno tramando. Il Giappone merita di più, potremmo essere i protagonisti sulla scena mondiale se solo usassimo. Sì. Quello è lo Shogun. Sono onorato che lei mi abbia voluto concedere udienza. Per farla breve, vorrei aprire il Giappone al resto del mondo. Desidero restaurare il regno dell'imperatore. L'imperatore? Ma... Per creare una società davvero efficiente, una società equa, dobbiamo imparare dal resto del mondo. Non possiamo starcene ad aspettare di venire attaccati. Se dimostriamo il nostro valore, gli altri ci rispetteranno invece che invaderci. Una società equa? Samurai che diventano contadini e viceversa? Solo un bifolco come te poteva avere un'idea del genere. Bifolco? Comandante Kondo! Ma no, ma dai! Ma ci hanno fregato! In qualità di comandante dico io, della Shinsengumi, cosa ne pensa della proposta di Sakamoto? Ma scusami, tu stai combattendo per lo Shogun, ti pare che può accettare? Dunque, cosa ne pensa? Penso di avere un'idea geniale. Modalità
creazione campo. Dunque l'idea è questa. Giochiamo una bella partita di calcio per decidere se aprire o meno il Giappone al mondo. Cosa ne dice? Loro contro di me e la Shinsengumi. E lei vincerà? Ovvio. Lei è un simpaticone, Yoshinobu. Molto bene. Il destino del Giappone verrà deciso da questa battaglia. Prenderà seriamente in considerazione la mia proposta, se vinci. E vai! Ehi là, gente! Avete pronte le tavole da surf? A voglia! C'è un mare qua, non vedi? Più che altro, vabbè, lui, ok, Optimum, ok, ma lui che non ha niente a parte velocità, mi piace molto perché non potrà fare nulla. Lui pure di presa non è che abbia molto, però turbine di sabbia, con uno se lo finisce. Ok, ci sta. Lui può fare una lui può fare solo una cosa, se fa salto esplosivo gli è finito tutto. Perfetto, possiamo andare allora. A me preoccupavano solo Soji e Zanark, Optim. Solo quelli, solo loro due. E visto che non valgono nulla, buona così. Ma te la passo, guarda, perché sono previdente. Siamo al dunque, Sakamoto. Finché ci sarò io, non alzerò le tue sporche mani sullo Shogun. Difendere il governo significa difendere il Giappone. Le due cose sono strettamente collegate. Non mollerà mai. Difendere il governo è la sua ragione d'essere. Se vuole veramente rischiare la vita in questa battaglia, io mi opporrò a lei con tutte le mie forze. Vediamo se fate davvero sul serio. Guarda, io l'ho passata qua, era ovvio. Era ovvio che andasse così questa volta. L'unica volta che oh, c'è Baihu. Ok. Però Rock è di tiro. Perfetto, quindi Ar evoca Rock, bravo. Mando il gioco leggermente più veloce perché vorrei, insomma, un attimino finire prima. Sapete com'è. Ah, hai saldato l'assalto. Questo se mi fa però la tecnica mi sdrumax. Se fa il passaggio lui. Passaggio proiettile. Però se lo finisce. Almeno se lo finisce, dai. Mega pugno rotante. Beh, vai. Bravissimo. Provo a rubarti palla. Ci provo? Non posso provarci neanche per sbaglio. Ok. Take all illusorio. A posto, si è finito i punti. Può farne forse un altro di salto esplosivo, ma poi finisce lì. Mi dispiace per lui. Chi è questo mo? Da dove Spuntax? Oddio, che paura. Pensavo di averla passata. Ok. Oh, Trapper, piano piano sta iniziando a essere sempre un più valido aiuto, eh. Bravo, Trapper, mi fa piacere. Vrei Trapper, Fido Drago, livello 2. Buono, il portiere evoca, chi evoca? Il cavalluccio marino. Non è cavalluccio marino, quello è un altro mostro. Sfondamento, dai. Te, beccate questo. Oh no, non ho potuto fare un gir. Vai, sfondamento anche tu. E tu che fai? Ah, trivella infuocata. Mi dispiace tanto. Niente trivella infuocata per te. E tiro. Bene. Ora. Ho il tiro, ma non lo voglio fare. Vado in arma cure. E faccio furia elementale. Così, gol assicurato. Prima cosa. E secondo, siamo in vantaggio. Fammi vedere quanto fai. Un bel 5... Ma, no, dai. Ma come? Extra e non mi fai neanche 400? Non va bene, non va bene. Però cioè, gol ok, però forte, più forte, prof. E che bisogna fare? Che allenerò. Mercury, che puoi fare, Mercury? Dammi palla. Wow, quanto se n'è consumato. Wow. Ma come Miximax? Loro fanno il Miximax? Allora pure io. E non ho capito. E pure io lo faccio allora. Guarda che bellino che sono ora. E sai che ti dico? Attacco. Però non posso fare l'armatura? Oioi. Oioi, non posso fare l'armatura. Ho capito. Però
Cioè, che succede? Allora, qua faccio anche il giro perché se no mi becca l'altro dopo. O almeno così forse non mi becca. Questo sì, ma l'altro da davanti piccoletto no, forse. Se sono più veloce. Ok, perfetto. Che cosa fai? Guarda, mi dà fastidio ma non la faccio. Perché? Perché ti vuoi far odiare a tutti i costi? Perché ti devi far odiare a tutti i costi? Perché devi essere proprio odiato da tutti e tutto? No, non la prendere. No, chi ho evocato? Vabbè, volevo fare no, ma ok. Va bene comunque. Tanto, volevo evocarne uno, però ho detto sai. Va bene comunque. Perfetto, allora. Ma che cavoli! Allora, Dimitar, che le taglienti? Vai, oh, bello, bello, bello. Bello potente, guardalo. Armature. Livello 3, soldato pedone, soldato d'assalto pedone bianco? No, corri! Che succede? Ehi! Ah, perché c'ha velocità più lui. Che non conta niente, perché gli aumenta solo la velocità, ma si è messo a correre tutto a un tratto. Va bene, uno è finito, ottimo. Perfetto, tiriamo, facciamo il 2 a 0. E vai così. Vai così. Buono, buono, buono. Stordito anche. Perfetto, 2 a 0 amici miei. Possiamo dichiararla chiusa. La mando ancora più veloce perché tanto è bello che è visto che insomma stiamo in vantaggio. Quindi anche non gioco al massimo insomma perché non gioco spesso veloce. Mai a dire il vero. Però insomma se riesco a combinare qualcosina giocando veloce. Tanto il tempo è sempre quello. E i punti consumano in maniera uguale. Quelli del Miximax e dello Spirito quindi non c'è problema. Bella! Bella Tato! Bravo! Bella, ok, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non è successo niente. Hai il tiro lungo, hai? Ok, hai il tiro lungo, vediamo un po' che roba c'hai. Ah, notturno. Bello. Un altro gol? Un altro gol! Gol! Così si fa. Va bene, 3-0. No, no, non serve bloccarlo. Tanto. Cioè, nel senso, non mi rispreco i punti a sto punto. No, no, vai tranquillo. Ah, però c'ha la dama seducente lui, bravo. Buon gustaio, Nastri paralizzanti, buono, buono. Peccato che 5,91, fregate. Fregate tanto proprio. Primo tempo finito. Il secondo lo mando ancora più veloce. Oh no, stai male. Sei finito, Kita, torna in panchina. No, aspetta, posso ancora. Si sbaglia. Il governo non è il Giappone. Difendere l'uno non significa difendere l'altro. Difendere il Giappone significa convincere lo Shogun ad aprire il paese e pensare al futuro. E tu cosa ne sai del futuro? So molte cose. Okita sta dicendo la verità. Devi sforzarti di capire. Il Giappone è in una situazione di stallo sotto lo shogunato. Preservarlo non fa che rimandare l'inevitabile. So che capisci, ma continui a negare l'evidenza e a sostenere lo shogun. Ma noi stai dicendo che ci sbagliamo, ma non può essere. Anche se si è sbagliato, non può fare la cosa giusta ora. È normale commettere errori. È il modo in cui si reagisce che conta. Che differenza può fare per me ormai? Non ho più speranze. Quindi si arrende così? Conosco questo tipo di sensazione. Ma conosco anche qualcuno che non si è mai arreso, neanche quando non aveva più speranze. Ma io faccio parte della Shinsengumi. È mio dovere difendere lo shogunato. Okita, la prego, mi presti la sua forza. Con il suo aiuto sarei in grado di difendere qualcosa che è davvero importante per me. Se dici il vero, allora va bene. Mi fido di te. Ti darò la mia forza. Finalmente hai aperto gli occhi. Sento di aver capito davvero qual è la cosa più importante. So che cosa ho inseguito per tanto tempo. Non mi resta molto da vivere. Ma dedicherò tutto me stesso a questa causa. Pronti al Mechimax!
Maximax completato! Ma no, ma tra non tutti? Ma hai deluso me? Dai, riempi la barra, sì, la riempio, tranquillo. Però devo rubare palla, quindi se permetti la prendo subito, eh? Ah, sì. Aumentiamo un po' la velocità perché l'ho rimessa bassa per i dialoghi. Vabbè, non importa se è finito. Dai, andiamo con te, Tato. Dai che sei forte. Grande. Bravissimo. Ok, let's go. No. Grande. Dai. Eccola qua. Katana Crisantemo. Che pippa, scusami se te lo dico, ma proprio una pippa, eh. E questo para. E la parata! Lo sapevo che la parava! Perché? Ma che era quello lì, 17? Ma che è sti numeri? Oh! Vabbè, allora pure tu dici... Ah sì, è vero, c'è cioè, debole. Guardala, la mia rosa, come para tutto. Ah, però avanzato, va bene. Giocano meglio di quanto facessero nel primo tempo. Possibile che un solo giocatore possa capovolgere le sorti della partita? Beh, vuol dire che dovrò mostrargli la vera forza della Zanark Domain. Non di nuovo. Ma che cosa sta succedendo? Non posso! Zanark! Tieni duro, ti aiuto io! Grande Samurai Musashi! Solo un uomo d'onore aiuterebbe il proprio avversario. Questo è un invito a completare il Miximax. Ryoma ha dimostrato il proprio valore. Eccomi qui, Ryoma del presente e del futuro. Preparatevi! Pronti al Miximax! Miximax completato! Bello lui! Bello! Ehi, ce l'ho fatta! Bellissimo! Molto bene, mettiamolo alla prova. Let's go allora, let's goissimo! Vediamo un po' quanto dura il possesso di palla. Non male. Vediamo un po'. Dura finché dura. Vabbè, però quello corre come uno scannato, dai. Non ho capito. Vabbè, questa forse la para. No, forse no. Bene. Mi faccio i complimenti da solo, ma quanto sono bravo. 4-0, amici miei, 4-0. Beh, abbiamo fatto ora, no? Anch'io allora vado in Miximax, eh. Anch'io ci vado. Dai, un'altra... Questo... Non c'era andato prima in Miximax. Optim. Eccomi qua. Mi sono tolto il casco. E via. Armatura e parata. Mano di luce. 4,83. Ok. Ragazzi, dai, è rosa. È una partita tirata, ma non la perderemo per niente al mondo. E non certo per fare un piacere a quei vecchietti dell'Eldorado. È il mio stesso orgoglio essere in gioco. Ma certo, questo è calcio. Non pensare nemmeno di potermi superare. Zodiaco, principe del piano astrale, armatura! Bravo, un nuovo trucchetto, Vai anche tu, Ryoma! Grande Samurai Musashi! Armatura! Grande! Eccoli qua, i nostri due amigos, come parli? Cantrup può indossare l'armatura. Sì, Ryoma, ho detto. Ha messo quella di amoretti, in realtà! Oddio, che carino! Corrente nera! Vediamo un po' come va? Ma come? Ah no! Ah sì, ok, no, pensavo di essere io dall'altra parte. Ma come taglio dimensionale? Ma dai!
Ma però è bella la nostra, eh. Cioè, però no, non va bene così, dai. Oh, cielo. 779. Qua, Rosa, allora, vada come vada, tranquilla. Ah no, c'era il tiro però, in armatura. Rosa, questa purtroppo non puoi fare niente. Dai, te la buono, dai. Se passa, te la buono. Dai, questa volta te la buono, su. Questa è un po' rubatina, dai. Quando fanno gol loro è rubata sempre, dai. Ma questo davvero mi recupera tutti i gol, oh! Questo davvero recupera tutti quanti i gol, ehi! No, vabbè, comunque se l'è finito mo. Ok, ok, questo posso pararlo però, questo posso pararlo. Questo ce la facciamo, Rosa. Perfetto. Ma comunque è finita. Buono così, dai. Ho vinto, sì, ho vinto. Che te pensavi, che perdevo? Bene, buoni livelli. Possiamo ancora migliorare però. Un paio di livelli in più possiamo farli, se mi ci impegno. Ed ecco fischio finale, la Raymond porta a casa la vittoria. Oh beh, non si può vincere sempre. Sapevo che l'avresti detto. Ok, ora stai calmo, eh. Adesso cancella la legge che vieta il calcio. E ridacci l'allenatore Evans. Allenatore Evans, intendi questa pietruzza luccicante? È una Chronostone. Bravo, saluti. Oh. È veloce il vecchietto, eh. Bene, allora, aprirà le porte del Giappone? Molto bene, mi pare di non avere scelta. Andiamo. Che fa? Le va a aprire adesso? C'è un cancello? Ha la chiave lo Shogun? Eppure, secondo la storia, questa è la fine del suo regno. D'ora in poi sparirà dalla scena pubblica del paese. Che forza! Ora possiamo iniziare a costruire un nuovo Giappone! Andate già via. Sì, abbiamo ancora molto da fare. Allora vi ringrazio per tutto ciò che siamo riusciti a ottenere, senza di voi non sarebbe stato possibile. C'è qualcos'altro che ho imparato da te, giocherò a calcio tutti i giorni. Non credere che abbia dimenticato la foto che mi ha mostrato. Se quel tipo slanciate il mio io futuro non posso tirarmi indietro, yatta! Non la ringrazierò mai abbastanza. Mi ha aiutato a proteggere qualcosa che amo. Se il mio dono si è rivelato utile per te, sono io che devo ringraziarti. Come? Avevo fretta di lasciare un segno nella storia, di dimostrare che c'ero anch'io. Ma tu mi hai ricordato che ci sono cose più importanti. Cioè? Beh, più importante di lasciare traccia della propria vita è viverla. E grazie a te mi sono sentito davvero vivo. Era una sensazione che non provavo da molto tempo e che avevo dimenticato. Mi fa piacere. Forza ragazzi, dobbiamo andare! Il dovere ci chiama. Addio Sakamoto. Beh, devo andare. Vai dunque. E non separarti mai dalle cose che sono importanti per te. Lo prometto. Molte cose sono cambiate in una sola notte. E molte altre cambieranno d'ora in poi. Non posso che darti ragione. Ah, il sole sta sorgendo. Magnifico. Questa è l'alba di un nuovo Giappone. Che sta succedendo? Quel tipo sembrava molto interessato a quella pietra. E il potere dentro di me non mi piace. Come pensavo, non capisci di cosa sei veramente capace con quei poteri. Che cosa hai detto? Ascolta, tu non sai proprio un bel niente di me e dei miei poteri. Al contrario, sono dotato praticamente delle tue stesse capacità. Che cosa vuoi dire? Benvenuto, Zanark. Da oggi farai parte anche tu della New Gen.